Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video fuori programma perché ho appena scoperto che stasera ci sarà la mezzaluna, che è un fenomeno astronomico cruciale nelle fasi del ciclo lunare. Ma naturalmente io non voglio parlare di questo fenomeno dal punto di vista astronomico perché non è il mio campo, ma dal punto di vista simbolico ed esoterico, perché è molto interessante il fatto che in questo momento del ciclo lunare c'è un equilibrio tra luce e ombra, e quindi ho pensato che poteva essere interessante analizzarlo da un punto di vista simbolico. La mezzaluna, o fase del primo quarto e ultimo quarto, è una fase del ciclo lunare in cui metà della luna è visibilmente illuminata dalla luce solare. Questo accade circa una settimana dopo la luna nuova, primo quarto, e una settimana prima della luna nuova successiva, ultimo quarto. È uno dei momenti intermedi tra la luna nuova e la luna piena. Ma dal punto di vista simbolico ed esoterico, possiamo dire che ci sono molte tradizioni in cui la mezzaluna rappresenta equilibrio e transizione. Ci sono una serie di significati simbolici legati a questo ciclo lunare, ad esempio l'equilibrio tra luce e ombra. La mezzaluna simboleggia la perfetta armonia tra luce e oscurità, richiamando l'idea di dualità e la coesistenza di opposti nella vita. Esprime il bilanciamento tra ciò che è manifesto, la parte illuminata, e ciò che è nascosto, la parte oscura. Rappresenta però anche una fase di crescita o di declino. La mezzaluna crescente, primo quarto, è simbolo di crescita, progresso e potenziale, rappresentando un momento in cui le energie iniziano ad accumularsi. Al contrario, la mezzaluna calante, ultimo quarto, è legata al rilascio e alla riflessione, indicando una fase di introspezione e preparazione per un nuovo ciclo. Rappresenta anche il potere femminile e la ciclicità. Nelle tradizioni esoteriche, la luna è spesso associata al divino femminile, alla dea e alla ciclicità della vita. La mezzaluna crescente è collegata all'archetipo della giovane o della fanciulla, simbolo di nuovi inizi, mentre la mezzaluna calante può essere associata all'archetipo della vecchia saggia, rappresentando saggezza e trasformazione. Ma rappresenta anche transizione e scelta. La mezzaluna segna un momento di passaggio tra due fasi più definite, nuova e piena, suggerendo simbolicamente la necessità di prendere decisioni o affrontare cambiamenti importanti. È un periodo in cui le forze opposte sono bilanciate e si è chiamati a scegliere una direzione. È anche importante il simbolismo della protezione del mistero. In alcune culture, la mezzaluna è un simbolo protettivo e spirituale, spesso associato alla guida divina. La sua forma parziale suggerisce anche il mistero e l'inaccessibilità di una conoscenza totale, lasciando spazio al sacro non conosciuto. Quindi possiamo dire che in generale la mezzaluna porta con sé l'idea di trasformazione e processo, sia nelle fasi di crescita che di declino. Indica che il cambiamento è inevitabile e necessario per l'evoluzione spirituale e personale. E adesso che abbiamo acquisito queste informazioni, questa notte, quando alzeremo gli occhi al cielo e vedremo la mezzaluna, ci ricorderemo che non è solo una semplice fase del ciclo lunare, ma è anche qualcosa che ha un significato più profondo. Fatemi sapere nei commenti se sapevate che questa notte è la notte della mezzaluna. Io comunque spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.